la mia serie Incontri d'arte, oggi mi trovo a Borgo Ferraresi, località Monte Caminetto Sacrofano, per intervistare un grande artista, un grande scultore. Le sue creazioni sono veramente meravigliose. Tonino Scucimarra. Grazie. Diciamo che è un frutto di lavoro. Per ottenere dei risultati bisogna guardare al passato, perché altrimenti col moderno, come ci ispiriamo? A un quadro di Fontana, un taglio. Certo. Dal 1950 cosa abbiamo, quali artisti abbiamo creato? È una domanda che faccio. La risposta sta nella realtà. Ma la sua realtà qui mi ha lasciato, letteralmente stupefatta. Infatti ho detto, ma che sono entrato in una villa etrusca, in una villa romana? C'è veramente un po' tutto nella sua arte. Sono uscito fuori da questo binario che mi porta a riflettere le origini, per cui bisogna riprendere in mano anche per dare un senso alle cose, perché se si riparte da là arriviamo alla Z. Ecco, mi dica un po', la sua formazione artistica, quando è iniziata e quindi quanti anni sono che crea queste delizie? Del lontano 43 e già a 5-6 anni andavo nello studio di mio zio, che era uno scultore, diciamo che faceva delle cose per cimiteriali, ma direttamente in marmo, e io a quell'età ho cominciato a usare mazzetta e scalpello, e dopo poi crescendo sono andato all'istituto d'arte, all'accademia, e ho cominciato a lavorare prestissimo nei settori d'antiquariato, al cinema. Quindi insomma in vari campi. E poi mi sono andato alla Domus Dei, che era un'organizzazione, perché adesso è chiusa, è fallita, sono riusciti a fallire tutto, dove si facevano opere d'arte. E io ho fatto 5 porte di bronzo, 2 statue da 6 metri, sono cose gigantesche, fino alle cose piccoline. Come sono esposte le sue opere più importanti, quelle che lei ha prodotto in questi ultimi anni? Sono a Beirut, fino agli Stati Uniti, in Inghilterra, e in tutto il mondo, in tutta Europa, per cui in Italia l'arte sacra mi ha assorbito parecchio, specialmente nella bassa Italia, nel senso in Campania, nelle Puglie, in Calabria, in Sicilia. Ci sono statue da 2, 3, 4, 5, 6 metri addirittura. Penso che sia piuttosto difficile farle. No, come si fa? Perché si fa? Una curiosità, come si fa? Che faceva? Si arrampicava? Sì, col punteggio. Ah, ecco. E quando riscende, ci ho messo 6 mesi per farne una. Lo immagino. Avanti e indietro, sono dimagrito 20 kg, adesso devo ricominciare. Ma... Allora se lo vuole fare per dieta? No. Chi sono gli attuali clienti e che cosa ordinano? La mia produzione varia da capoletti alle statuine con gli animali e altre cose, ritratti, maggiormente ritratti, che mi danno delle fotografie, io le comincio e poi vengono in posa una volta, due. Da un punto di vista professionale svolge qualche altro ruolo? Sì, un paio di volte a settimana vado in una scuola che si chiama Ella, che sta alloggiata, nei pressi dell'Olgiata, dove spiego le tecniche della modellazione, della scultura, e in questa occasione sono venute a trovare il mio studio, che gli faccio vedere come si modella, ecco. E quindi c'ha degli alunni, alunni, alunne? Sono sì, maggiormente signore. Che bello, sì, è come un'università artistica della terza età. Sì, ce n'è uno solo, maschio, è in minoranza paurosa. Perché magari è più giovane. No, c'ha 80 anni, però è arsillo. Sì, come sì. Vede, fino a 100 anni ci si può riciclare in tutti i modi. Femminile, ce n'è una signora, ce n'è 82. Fanno
scolpiscono, modellano. Quello che so io lo insegno volentieri. Se qualche domanda alla proprietaria della bottega d'arte Ella, la signora Mirella Casponi, una delle proprietarie della scuola, dove insegna appunto il professore scultore Tonio Scuccimarra. E lei è stata sua allieva? Sì, anche allieva. E che cosa crea attualmente? Perché chiaramente dopo aver imparato tante cose... Sì, continuo nella scultura, sempre con l'aiuto appunto del professore, e sì, realizzo sempre delle cose. Ecco, come mai è approdata a questo obiettivo? Sicuramente la passione per l'arte. Non svolgeva questa attività? No, certo. Come certo. Scaturita questo desiderio? Sicuramente da quello che mi ha trasmesso Tonino Scuccimarra. Lui è stato fatale. Sicuro. Allora, questo a dimostrazione che tutto si può fare nella vita se si vuole. Quindi il futuro si apre anche alle generazioni un po' più in su.